l'acqua, è caduta l'acqua. Ma è caduto un po'. Oh, madonna, il vigile. Ci ha fatto male il vigile. La Procura della Repubblica di Trani ha aperto un fascicolo d'inchiesta relativo al crollo avvenuto intorno alle 20 di ieri sera di una parte di uno stabile in via Vittor Pisani ad Andria, nel pieno centro della città federiciana. I magistrati tranesi vogliono vederci chiaro e capire le cause del collasso dell'edificio e se vi sia qualche collegamento con i lavori di demolizione dello stabile adiacente alla palazzina crollata, effettuati solo alcuni giorni fa. Per tutta la notte i carabinieri e i vigili del fuoco hanno proceduto ai rilievi su disposizione della Procura di Trani. Lo stabile parzialmente crollato e il cantiere attivo sono stati posti sotto sequestro. La zona è stata transennata ed inibito ogni passaggio per il timore di ulteriori crolli. Per questo il commissario prefettizio del comune di Andria, Gaetano Tufariello, ha disposto lo sgombero di 6 abitazioni e gli accertamenti tecnici sulla stabilità degli edifici. Le famiglie residenti in zona sono state fatte alloggiare in un albergo di Andria e sono stati disposti dei turni di vigilanza per evitare azioni di sciacallaggio nelle abitazioni sgomberate. Intanto, nella notte è stato dimesso il vigile del fuoco del distaccamento di Corato, Emanuele Basile, colpito dal cedimento di alcuni calcinacci mentre stava mettendo in sicurezza la zona. I medici del pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria, nel quale era stato condotto in codice giallo, gli hanno diagnosticato la frattura di 3 braccetti di vertebre e 2 costole. Il vigile del fuoco ha lasciato il nosocomio andriese insieme ai colleghi che lo hanno assistito. Fortunatamente illesa la donna di 91 anni che si trovava al primo piano dell'edificio al civico 27 di via Vittor Pisani, parzialmente crollato. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e degli uomini della polizia locale andriese ha fatto in modo che venisse portata in salvo con conseguenze molto lievi. Per una fortunata casualità, la famiglia che abita al piano terra dello stabile non era in casa al momento del crollo.